Nell'attesa di raccontarvi la versione elettrica che ha appena debuttato sul mercato, Lexus UX Hybrid, la versione ibrida già disponibile sul mercato da un paio d'anni. Che cosa ha? Sotto il cofano un motore, 2 litri, 4 cilindri, più un motore elettrico, insieme fanno 184 cavalli. All'interno una buona abitabilità per 5 persone, ma soprattutto l'efficienza dell'ultima evoluzione del sistema ibrido Toyota, che assicura un piacere di guida sopra le aspettative. Sterzo piacevole, il cambio delle marce piacevole, insomma una macchina che sulle curve dà il meglio, anche se l'efficienza, come vedremo, il massimo dell'efficienza lo raggiunge in città. Rimanete con noi perché adesso vediamo tutti i dettagli. Un modo per capire se state sfruttando davvero l'efficienza del sistema ibrido di Lexus è quello di tenere d'occhio questo grande display che, come vedete, vi mostra i flussi di energia, in questo caso dalla batteria al motore elettrico e poi dal motore elettrico alle ruote. Potreste vedere anche i flussi di energia invece dal motore a benzina, insomma, verso la batteria, dipende che parte di guida state sfruttando. La cosa interessante è che nel funzionamento di media che abbiamo registrato in questi giorni di prova, UX ha fatto registrare circa 18 km con un litro di consumo medio, un dato abbastanza positivo. Ricordatevi comunque che auto ibride come questa ottengono sempre meglio in città, dove ad ogni rallentamento, ad ogni semaforo, voi recuperate energia che va di nuovo ad alimentare la batteria. Da lì potreste poi decidere, spingendo un pulsante sul tunnel, di sfruttare tutta l'energia elettrica e quindi di avere un breve tratto in silenzio, sfruttando solamente l'energia della batteria. Al posto del classico display touch, su Lexus c'è questo trackpad che permette di gestire tutte le funzioni del sistema di infotainment. Ci vuole un po' di abitudine, però poi diventa facilissimo gestire tutte le funzioni. 184 cavalli non sono pochi, anzi, e su Lexus UX possiamo anche decidere come sfruttarli. Intanto possiamo sfruttare la parte solo elettrica, abbiamo un pulsante, si chiama EV, e usiamo l'autonomia, e abbiamo, diciamo così, qualche minuto di silenzio e di zero emissioni. Poi possiamo scegliere tra Normal, Eco, Sport e Sport Plus. Beh, sappiate che sono 4 caratteri distintivi, e tra Eco e Sport Plus l'auto cambia completamente carattere, fino a diventare un'auto quasi sportiva, molto piacevole, con uno sterzo abbastanza preciso, un cambio piacevole con le leve al volante, insomma un ibrida che regala diverse sorprese. Efficienza, stile e piacere di guida, ecco che cosa ci ha lasciato soprattutto Lexus UX Hybrid. Un'auto, l'abbiamo detto, abbastanza compatta, abitabilità per 4-5 persone, attenzione solo al bagagliaio che è abbastanza ridotto, e se volete la versione elettrica sappiate che adesso è in vendita. Alla prossima!